Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla Biblioteca Comunale di Cusati. Questa sera presentiamo la guida fortemente voluta dalla Regione Campania e dalla Fondazione Mida, che si chiama Nella Terra dei Principi e quale luogo meglio di Cusati. Con me in rappresentanza e come presidente della Fondazione Mida c'è il dottor Francesco Antonio Doriglia e la dottoressa Laggio, Rosanna Laggio, che ha curato la guida. Della guida stessa ce ne parlerà meglio lei. E noi come Comune di Camerota abbiamo dato una mano, abbiamo contribuito alla realizzazione di queste schede anche tramite le nostre guide culturali, le nostre guide turistiche. Prima di iniziare vorrei passare la parola al Sindaco per un saluto. Buonasera a tutti, sarò brevissimo. Innanzitutto ringrazio l'assessore Teresa Esposito per il lavoro che sta svolgendo e ovviamente tutti gli addetti ai lavori presenti, e un grazie particolare al vice sindaco Giovanni Saturno, che come al solito rende accogliente la sua Cusati. Grazie anche alla consigliera politica Mimma Iannuzzi, sempre collaborativa con l'amministrazione. Un'amministrazione che, grazie al lavoro, come dicevo, dell'assessore Teresa Esposito, è molto impegnata nel campo della cultura. Abbiamo creduto fortemente in questo assessorato e ovviamente sono tanti i lavori che si stanno realizzando in questi mesi. E Cusati è ovviamente un luogo di aggregazione e soprattutto un luogo culturale che ovviamente ha dato molto al nostro territorio, non poteva essere che il paese ospitante di questa guida, di cui parleranno meglio ovviamente i relatori. Io porto anche il saluto dell'assessore Corrado Matera, che questa sera doveva essere qui, ma ha avuto un impegno a Milano e ieri sera ci ha inviato un messaggio scusandosi e impegnandosi in una prossima occasione di essere presente. È anche l'occasione in questo periodo natalizio per fare gli auguri di Buon Natale a tutti e di rinnovare l'impegno da parte dell'amministrazione di essere vicino ad ogni attività socioculturale che nascerà appunto nel nostro comune. Lascio la parola agli addetti ai lavori, che sicuramente avranno tante cose interessanti da dirci, e ringraziare voi tutti i presenti per questa opportunità. Diamo la parola al Presidente. Mi vado a sedere in... No, ma posso stare... Prego. Lo spazio... Grazie, Sindaco. Allora, buonasera. È per noi un vero piacere essere qui. Soprattutto non è la prima volta, insomma. Sono stati a Marina qualche mese fa, anche perché voi siete terminali, il comune, grazie al comune di Canova, soprattutto il sindaco, l'assessore, il vice sindaco, insomma tutti gli amministratori di Canova per questo importante evento che si farà il 2001. Il 2021. Che è un momento importantissimo per la speleologia italiana, ma penso che sia una grande occasione per la Campania. Lo voglio sottolineare perché su questo ci deve essere la consapevolezza, e su questo c'è il centro del mondo sotterraneo, e Camerota da questo punto di vista c'entra, e c'entra anche i vari aspetti che il mondo sotterraneo, le tante grotte, 80 grotte nel vostro territorio. Tra i vari aspetti e l'utilizzo delle grotte c'è proprio questa storia di cui vi parlerà la professoressa Laggio, che saluto e ringrazio, perché a lei dobbiamo tanto, sia nel mettere insieme un comitato scientifico di fama internazionale, e sia per tutto quello che sta portando avanti. E noi come fondazione diamo soltanto un accompagnamento e un sostegno, perché crediamo che questo progetto sia un progetto strategico per l'intero territorio, per un territorio che non è soltanto quello a sud della Campania, a sud di Salerno,
ma che mette insieme anche la Basilicata, parte della Basilicata e parte del nord della Calabria, che sono protagonisti appunto di questo fenomeno del monachesimo italo-greco, di questa migrazione di cui vi parlerà appunto, di cui vi parlava Guido, di cui parlava la professoressa, che coinvolge appunto questi territori, i nostri territori, che ha determinato sicuramente una chiave di volta che ai tanti è sconosciuta. Perché io ritengo che, e ringrazio il comune di Camerota della sensibilità e dell'impegno che sta mettendo, perché non tutti i comuni coinvolti, lo devo dire, hanno la stessa sensibilità, perché in tutte le cose, diciamo, c'è bisogno di tempo. Io credo molto che non bisogna avere fretta. Ahimè, gli amministratori, sono stato sindaco, e molte volte nei sindaci c'è la fretta di fare, di mettere in campo. Però io ritengo pure che un sindaco, oltre a dare risposte immediate e a breve termine, debba avere anche la visione di lasciare al futuro poi una storia che semmai non realizzeremo, un progetto che non realizzeremo domani mattina, ma che può dare una chiave di volta a quello che oggi scontiamo e viviamo tutti, sia all'interno che diciamo sul mare. Scontiamo tutti, che è quella dello spopolamento, è quello che si fa, sì, soprattutto l'inverno, in questi periodi, sono quelli che sono. Ed è un'emorragia che non sto qui a indicare, la viviamo, siamo tutti, diciamo, viviamo tutto questo. E però c'è bisogno di creare quindi radici profonde, partire dalla storia, appunto, è questo che si vuole fare. E per noi, quando abbiamo proposto e quando siamo partiti su questa iniziativa, almeno a me la missione è stata quella di immaginare i prossimi 20 anni, immaginare un percorso slow, lento, ma efficace, perché c'è bisogno di coinvolgere innanzitutto chi è rimasto, chi sta qui, perché la consapevolezza di una storia di questo tipo deve permeare innanzitutto i residenti, per poterla poi raccontare, per poterla poi esporre a chi viene. E questa è una storia che e da qui si è partiti, proprio nel dire partiamo da coinvolgere le amministrazioni locali, gli enti locali. Il protocollo d'intesa è stato sicuramente una pietra miliare, cioè quella dove il presidente De Luca ci ha subito apposto la firma e 95 sindaci coinvolti, 80 hanno firmato quel protocollo d'intesa, che coinvolge sia i comuni della Calabria, della Basilicata che della Campania. Per fare cosa? Per innanzitutto mettersi d'accordo se c'era condivisione nel conoscere un progetto di questo tipo, questo fenomeno, per condividere il fenomeno. E poi immaginare sulla storia, su quello che si va a produrre, un'idea strategica di itinerario, per esempio, un'idea strategica anche di capire come si è determinato questo paesaggio storico, da dove siamo partiti, per poter realizzare anche delle linee, delle ipotesi di sviluppo. Ma soprattutto anche nel momento in cui c'è la conoscenza, sapere cosa raccontare a chi viene a trovarci, da dove partire. Perché molte volte, sì, l'aspetto naturalistico, l'aspetto del mare pulito, un paesaggio unico, quello c'è. Non a caso c'è un altro, diciamo, elemento. Il territorio che coinvolge questo fenomeno, cioè la migrazione di questi monaci, di queste popolazioni italo-greche, è avvenuta verso un territorio che oggi è caratterizzato e coinvolge 3 parchi nazionali. Quindi che fosse un territorio, che è un territorio che ha un aspetto naturalistico, paesaggistico unico già di per sé, questo è. Però insieme a quello, poi lo racconterà meglio la professoressa Laggio, è arrivata tutta una tradizione, sono arrivate delle buone pratiche, è arrivata una storia di un popolo e di una comunità, da cui molti comuni come i nostri sono nati e si sono costruiti.
Quindi secondo me questo, da questo punto di vista, è strategico. E poi perché no? Poter raccontare, e voi qui, il vostro territorio è proprio, ma voi già lo facevate, molti di voi già lo facevate, il problema è, noi non stiamo qui a raccontarvi cose che voi già facevate. La cosa però interessante, qual è di questa iniziativa? È che purtroppo le cose si fanno, restano pochi individui che ci credono e vanno avanti, ma poi si disperdono, c'è intorno una certa distrazione, una certa, un modo di e invece il nostro vuole essere, ecco, un po' siamo nelle grotte di Puerto Saulete, quindi è speleologico pure, questo stillicidio continuo, dove siamo partiti con la mostra, la stiamo riproponendo, la stiamo divulgando con iniziative come Dialoghi di Storia, ogni anno siamo alla seconda, il secondo anno, e riproporremo su questo ulteriormente questa iniziativa di avere questi 10-12 seminari nei vari comuni itinerante, realizzare una guida come questa. Adesso il prossimo step è fare un portale dove si possa inserire tutto questo, ma si possa arricchire il portale non soltanto della parte, questo tratta soltanto l'aspetto campano di questo fenomeno, ma anche la parte, perché no, della Lucania e della Calabria, ma anche dare respiro e risorse e spazio a quella ricerca che ferma dal 1965, dove i ricercatori, il mondo accademico, possa continuarla e ampliare la conoscenza dei vari segmenti, insomma, di questo fenomeno ha messo in campo. Quindi c'è un lavoro dietro di questo. È chiaro che va però in parallelo, cioè non è che possiamo aspettare la ricerca e poi dopo. Alla ricerca, a un lavoro, e la Fondazione da questo punto di vista questo vuole fare, cioè dare stimoli in questo senso. Poi ci deve essere le amministrazioni pubbliche locali, ma non soltanto, ci devono essere delle regioni, in questo caso tre regioni, che devono prenderci, perché molte volte si inventano le strategie, si inventano gli itinerari, si inventano le linee di sviluppo, e però senza che ci siano delle basi solide. Qui secondo noi ci sono delle basi che possono dare ricadute assolutamente puntuali e serie. È chiaro, la cosa più difficile è convincere, appunto, mi dispiace che, anche se l'assessore Matera è stato colui che in primis ci ha creduto, lui ci ha aiutato nelle risorse, ci ha seguiti, sarebbe stato bene che lui fosse qui oggi, stasera, però c'è bisogno di tre assessori regionali, c'è bisogno di presidenti regionali, c'è bisogno, insomma, che ci credano e soprattutto iniziano poi a immaginare che su un progetto così ampio possano inserirci risorse finanziarie anche. Quindi da questo punto di vista c'è la necessità di, in parallelo, da una parte non fermarsi a aspettare le risorse, e quindi stimolare, perché anche questo dà continuità al progetto e sensibilizza, diciamo, chi governa le regioni e i comuni. Ma dall'altra parte però c'è un mondo associativo, forse lo dirà la professoressa, ma io lo anticipo. Noi abbiamo avuto la settimana scorsa una due giorni di 50 architetti, hanno fatto un corso ECM, però il tema era sui bizantini. Sono venuti lì da noi, la prima giornata era quella appunto di visitare la mostra, c'è stata questa conferenza della professoressa Lagno, poi si è andate a visitare i luoghi. Bene, in questi 50 professori, la provincia di Salerno, in tutta la provincia di Salerno, forse anche fuori della provincia, non conoscevano questo tipo di fenomeno, sono rimasti affascinati e vogliono continuare su questo. Allora si tratta di attivare iniziative, questo è comunque, che non siano soltanto enti locali, non soltanto spingere verso la regione, ma diffondere. La guida può avere, è uno strumento, per esempio, perché non basta forse quell'ora che la professoressa oppure la mostra, è qualcosa, uno strumento che tutti porti, perché su questa iniziativa che sono state alla BMTA,
sono arrivati inglesi, tedeschi, insomma, turisti che stanno nel Cilento e che sono rimasti a fare la vita, eravamo venuti nel Cilento per tanti motivi, ma non conoscevamo questo. Quindi diventa anche strumento da questo punto di vista. Quindi si tratta insieme poi, Teresa, questo, e ti ringrazio veramente per tutto quello che fai. Non la Fondazione Mida è un punto, è un... c'è bisogno veramente di tante voci. Noi stiamo avendo da questo punto di vista un conforto. Ex sindaci, c'è un sindaco ex sindaco di Sassa di Castello, ha visto, ha conosciuto quest'opera e questo fenomeno, ha detto io voglio essere ambasciatore con altri sindaci, con altre associazioni per lavorare in Basilicata, in Lucania su questo. Quindi si tratta di lavorarci sopra, crederci, e noi ci crediamo da questo punto di vista e daremo il nostro contributo, però ci conforta anche che questo sia esteso sia a livello territoriale ma anche tra le varie diciamo, rappresentanze della società, non soltanto quindi a livello istituzionale. Grazie. Per questo, tramite il protocollo d'intesa che cerchiamo e a tutti i costi di onorarlo, abbiamo voluto inserire i siti appunto del comune di Camerota, che voglio elencarli, che sono San Biagio, la Cappella di San Vito, San Ticonio, Santa Maria del Martires e l'Abbazia di San Pietro, appunto di Ricusati. E adesso non ci resta che passare la parola alla dottoressa Laggio. Mi prendo come sì. Promemoria questa, lo restituisco. Io saluto tutti, ringrazio tutti i presenti, sono felice di essere qui a Ricusati, che fa parte di un contesto territoriale che è ampiamente rappresentato nella vita. Un ringraziamento, come lo dovete consentire, particolare a Teresa, perché Teresa è stata, insieme a pochi altri amministratori, alcuni sono qui presenti, subito sensibile a questa iniziativa. Mi ha contattato subito quando si è trattato dell'allestimento della mostra, subito per sottoscrivere... Che abbiamo inserito Camerota in calcio d'angolo. Abbiamo inserito Camerota in calcio d'angolo. Questo sottolineiamo. Che abbiamo poi ci siamo poi risentiti per sottoscrivere il protocollo d'intesa, no? Perché in calcio d'angolo, scusa. Perché mi dicesti che c'erano pochi giorni, insomma, per inserire Camerota, sì, ti ricordi sì, quella sì, sì. A proposito, sì, a proposito di questo, questa guida non è una guida come normalmente noi siamo abituati a consultare, nel senso che noi compriamo. Aspetta un attimo mio marito. Compriamo generalmente le guide quando dobbiamo viaggiare, cercando appunto di trovare dei riferimenti, una descrizione molto veloce dei monumenti più importanti. Ed è un prontuario la guida, quindi ci serve soprattutto per questo, cioè per orientarci all'interno di un percorso che vogliamo fare turistico. Questa guida invece ha un punto di partenza diverso, perché prima di tutto non si tratta di luoghi noti ai grandi circuiti, quindi la prima difficoltà nel creare questa guida è dovuta al fatto che non stiamo parlando di Certosa di Padula, per non dire cose più importanti, o Capodimonte, Napoli. Stiamo parlando di un territorio che è noto nel mondo per le sue bellezze naturalistiche. Il Parco del Cilento Vallo di Anaglurni è ovviamente patrimonio dell'umanità, lo conoscono tutti per questa ragione, per la biodiversità, per una serie di altre caratteristiche. Meno note la sua storia, la sua vicenda storica, che è paradossale se ci pensate, perché da quando è stato istituito il parco nessuno si è preoccupato di dare un'identità storica omogenea a questo contesto territoriale, che è omogeneo già dal punto di vista naturale, dal punto di vista geomorfologico. Non a caso, insomma, i confini sono quelli che sono stati perimetrati fin dall'inizio e sono rimasti prevalentemente tali. Si sono aggiunti gli alunni, però. Questo è questo è rimasto negli anni lo zoccolo duro della perimetrazione topografica del parco.
Quindi la prima difficoltà nel redigere questa guida è stata quella di proporre un territorio e un patrimonio materiale e immateriale sconosciuto al grande pubblico, ma sconosciuto spesso anche agli abitanti, alle comunità che vivono, che quotidianamente ne percepiscono i contorni, gli spazi. Allora, perché non coinvolgere in questo processo di redazione proprio le comunità locali? Questo è un lavoro corale, non è un progetto di una sola persona, ci può essere un'idea di fondo dietro, di coordinamento, però chi ha realizzato questa guida sono tutti i comuni a cui è stata distribuita una scheda di censimento, che poi hanno cercato i referenti localmente, che siano associazioni, che siano studiosi locali, che siano guide, e hanno compilato questa scheda di censimento, che è stata concepita per avere un quadro da catasto proprio, da ufficio catastale, di quali erano le emergenze, soprattutto i resti materiali, di un'eredità riconducibile al fenomeno del monachesimo italo-greco e della migrazione di popolazioni greche in questo territorio vastissimo che va da Corso del Sele fino alla Bonegrese e dalla catena della Maddalena fino, quindi i confini orientali del Vallo di Diano, fino alla costa cilentana. Ognuno di questi comuni, quindi era ognuno di queste amministrazioni, perché coinvolgere le amministrazioni e non le associazioni locali, o non solo le associazioni locali, gli eruditi? Perché le amministrazioni sono i proprietari di questi beni. Nella maggior parte dei casi siamo di fronte, tranne un caso che è unico nel suo genere, che è anche il monumento più importante per il quale ho sentito forse nella finanziaria è stato ricavato un bel po' di finanziamento per ristrutturarlo, che è Santa Maria di Pattano a Vallo della Lucania. Escluso questo episodio, la maggior parte dei beni che fanno riferimento devono la loro genesi a questo fenomeno sono di proprietà pubblica o ricadono in un contesto pubblico, e quindi era giusto che i primi enti ad essere coinvolti nel censimento di questo patrimonio fossero le amministrazioni locali. E quindi ognuno di questi comuni, che poi è in gran parte rappresentato dalle sottoscrizioni del protocollo d'intesa, ha compilato questa scheda o si è fatto aiutare dalle associazioni locali a compilare questa scheda, e abbiamo ottenuto contemporaneamente un nuovo inventario dei beni, il primo inventario di beni riconducibili alla fase sculturale del monachesimo italo-greco e delle comunità italo-greche in Campania, nelle Terre dei Principi, e contemporaneamente abbiamo dato modo alle comunità locali di prendere consapevolezza di questi beni, facendoli responsabili del censimento, appunto, di questo primo inventario. La scheda era concepita per raccogliere sia testimonianze monumentali, materiali, come qui a Camerota è stato messo in evidenza con ben 5 siti, ma anche beni materiali, culti, pratiche devozionali, ricette, che ovviamente non hanno trovato, se non episodicamente, spazio in questa guida, ma che troveranno poi sicuramente ampia trattazione all'interno del sito www.monacincammino.it, che è già stato registrato e che comprenderà poi anche altri comuni che magari non sono stati censiti in questa guida. Una piccola percentuale di realtà rappresentate dalla guida non ha compilato la scheda, non ha aderito al protocollo, nonostante le mie insistenze ho rischiato più di una volta di essere, secondo me, denunciata per stalkeraggio, però era mio dovere insistere. Ciò nonostante sono state incluse nella guida perché rappresentavano comunque realtà molto importanti, troppo importanti per essere escluse solo a causa della distrazione dei loro amministratori. E in questo modo la guida si prospetta come il risultato prima di tutto di un'operazione di coinvolgimento, di condivisione con le comunità locali, di divulgazione prima di tutto nei confronti delle comunità locali
della realtà che questo matrimonio rappresenta, del suo grande potenziale come depositario della memoria collettiva e poi come eventuale attrattore turistico, ma prima di tutto appunto è il contenuto simbolico di questo patrimonio che si è voluto restituire alla memoria dei suoi primi eredi, legittimi eredi, cioè le comunità locali. E poi si propone come racconto dell'istituto identitario di questo territorio allo straniero, al viaggiatore, al turista. Un racconto di quali sono i presupposti storici che poi hanno dato vita a questo paesaggio, intendendo il paesaggio del Cilento, del Parco del Cilento, del Valdiviano e degli Alburni. E noi intendiamo, quando utilizziamo il termine paesaggio, intendiamo proprio l'esito che abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno dell'interazione tra uomo e ambiente sulla lunga durata, cioè tutto ciò che ha prodotto l'azione umana in un ambiente naturale, dalle infrastrutture agli insediamenti, ai monumenti, eccetera, eccetera, alle colture, al paesaggio agrario. Quindi il racconto che è contenuto in questa guida è il racconto di un paesaggio e quindi di un processo storico che prende inizio in un momento preciso della storia del Mezzogiorno e che ha creato delle basi così solide che ancora oggi i suoi effetti sono efficienti, sono efficaci, cioè gli insediamenti fondati in questo momento storico continuano ad essere quelli abitati tutt'oggi. Il rapporto tra la natura e questi insediamenti continua, tra i bisogni delle comunità e le risorse disponibili, continua ad essere regolato da questa logica che ha fatto nascere questi insediamenti. Insomma, questo racconto chiarisce il perché il Parco Nazionale del Cilento del Valdiviano ha assunto questa fisionomia, che è una fisionomia non solo frutto di una natura che qui ha conservato dei caratteri originari molto, molto speciali e molto importanti per la biodiversità, ma che è anche l'esito di questo equilibrio che le comunità umane hanno raggiunto nel rispondere ai loro bisogni, però rispettando quello che la natura, quello che l'ambiente riusciva a loro dare. E quindi, essendo il racconto di un processo storico, la guida è concepita in modo tale da rendere immediatamente comprensibile il filo rosso che lega tutti questi siti. Il filo rosso nasce nel momento in cui una popolazione di migranti lascia la sua terra d'origine e si trasferisce in questi territori. In territori della caduta dell'impero romano avevano subito uno spopolamento veramente biblico, epocale, e che trova in questo momento storico finalmente le risorse umane per una ripresa massiccia dell'agricoltura, per una razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali. Contemporaneamente a questo flusso migratorio, i signori che dominavano queste terre, che sono appunto i Longobardi Salernitani, avevano invece bisogno di valorizzare le loro rendite fondiarie, di aumentare la redditività dei loro latifondi per affermarsi politicamente. Nascono queste famiglie aristocratiche che si contendono il trono principesco e la loro forza è data dal possesso della terra, una terra che però è improduttiva se non c'è capitale umano che la renda tale. E quindi la migrazione rappresenta per loro un'opportunità, così come per queste comunità che migravano, la terra d'arrivo rappresenta un'opportunità di stabilità, di sicurezza, di crescita per loro e per le loro famiglie. Tutto questo processo è stato regolamentato, è stato ordinato in una logica efficientissima, una pianificazione territoriale efficientissima, che è quella del monachesimo italo-greco. Quindi finora questo fenomeno, che era stato anche dagli specialisti fondamentalmente studiato come fenomeno religioso, esclusivamente religioso, è stato in realtà il motore principale per la modellazione antropica di questo territorio.
È in questo momento preciso che nasce l'assetto territoriale che ancora noi oggi, di cui ancora noi oggi godiamo. E questo fa di questo fenomeno e quindi del racconto contenuto in questa guida il principio identitario di queste comunità. E allora la guida racconta di monumenti, c'è una sezione dedicata ai monasteri, alle abbazie, a questi episodi monumentali che si sono conservati miracolosamente, direi in alcuni casi, e che sono in sé dei forti attrattori turistici, perché rappresentano soluzioni architettoniche originali, perché conservano cicli di affreschi di particolare pregio come Pantano, o perché di per sé sono una sfida alla stupidità umana, come Santa Maria di Pattano, appunto, che è sopravvissuta a 3 tentativi anche pubblici di distruzione. Prego? È stata una fortuna. No, è stata la mano di Dio, secondo me. No, è stato un caso. E questa sezione che abbiamo dedicato ai monasteri comprende Santa Maria di Pattano, Santa Maria della Sperlonga a Palomonte, Santo Onofrio di Petina e San Giovanni a Piro. Tutte realtà che quando funzionavano hanno rappresentato dei poli per l'organizzazione del territorio fondamentali, ma anche dei centri di cultura importantissimi. Pensiamo allo scriptorium che era a San Giovanni a Piro, pensiamo alle personalità, agli intellettuali che sono stati a capo di questa importante abbazia. Pensiamo alla Sperlonga, che è un episodio di Laura, cioè di monastero rupestre perfettamente conservato, con un ciclo di affreschi pregevole di X secolo. Pensiamo a Pattano, che è l'unica abbazia italo-greca veramente conservata nella sua integrità, e forse questo la rende meritevole di questo milione che forse verrà stanziato per il suo recupero, nonostante sia appunto patrimonio privato. Pensiamo a Sant'Onofrio di Petina, la cui fondazione, con la conservazione dell'atto di fondazione, ci dà il modello interpretativo per capire quali erano i rapporti tra padroni della terra e manodopera di emigranti. A questa sezione di monasteri segue poi la sezione dedicata agli eremi e ai santuari rupestri, dove Camerota occupa un ruolo fondamentale, ma perché era un centro di importanza fondamentale sia per le prime forme di insediamento monastico che per la realizzazione di San Cono di Camerota, questo importantissimo monastero che sopravvive ancora nel 400, perché la visita di Atanasio Parcheopolo, che questo ispettore che la Curia Pontificia manda a verificare alla metà del 400 lo stato dei monasteri italo-greci dell'Italia meridionale, è ancora funzionante, è ancora importante, uno dei pochi sopravvissuti, insieme a San Giovanni, insieme a Pattano e insieme a Cuccaro. Eremi e santuari rupestri e cappelle raccontano di questa prima fase eremitica del monachismo italo-greco, racconta anche di una devozione che invece degli edifici in muratura viene ancora oggi fortemente sentita all'interno di queste cappelle rupestri, strettamente connessa a questi santuari rupestri che a Camerota sono intitolati a San Biagio e a San Vito, sono in altre zone dedicate al culto dell'arcangelo, la cui devozione nel mondo bizantino e nel monachismo italo-greco in particolare è seconda soltanto a quella mariana, al culto mariano. Quindi in questa sezione noi raccontiamo sia le cappelle rupestri e il senso delle cappelle rupestri, la collocazione, la loro eventuale datazione all'interno di centri abitati come il caso di Camerota, ma anche lontano dai centri abitati come la grotta di Sant'Elia di Postiglione, ma anche raccontiamo importanti episodi come il santuario di Sant'Angelo a Fasanella o ancora San Michele delle Grottelle a Padula, insomma diversi, o la Grotta dell'Auro a Petina. Episodi che ci fanno capire quanto il legame tra monachesimo italo-greco e questa devozione diffusissima nel Vallo di Diano e nella campagna meridionale, basti pensare al Tusciano, olevamo sul Tusciano, è fortissima e ancora molto sentita, perché molti patroni di questi paesi sono proprio, è proprio San Michele Arcangelo. Ma insieme a questi episodi,
che sono appunto identificabili con dei siti specifici, o il monastero, la chiesa, la cappella rupestre o il santuario rupestre, ci sono i borghi, la sezione borghi. La sezione borghi è quella che dà il senso compiuto di questa guida. Molti sindaci, quando sono stati contattati, il sindaco di Cuccaro, il sindaco anche di Centola, ma noi non abbiamo niente, non abbiamo nessun resto materiale riconducibile al monachesimo italo-greco. Anche in Basilicata mi è stato spesso risposto in questo modo, ma noi non abbiamo niente. In realtà l'eredità più evidente e anche quella più longeva è proprio la popolazione, sono proprio i centri abitati, perché Centola, come Cuccaro, come Teana in Basilicata, come Noepoli in Basilicata sempre, sono in realtà nati intorno a un monastero italo-greco che poi è stato inglobato, è stato ingoiato dall'abitato. Ma la genesi di questi borghi si deve proprio alla presenza di queste fondazioni religiose. Quindi nella sezione borghi, che è quella anche più consistente, viene raccontata la labile traccia che ha lasciato questa cultura, la cultura bizantina, la cultura del monachesimo italo-greco in questi territori, una traccia labile, ma è una traccia che ci riporta a delle origini ben precise, origini che fanno riferimento proprio alla presenza o di un grande monastero nei paraggi o all'interno del centro abitato stesso, o una dipendenza di un grande centro abitato. Pensate, nel Vallo di Diano, a Sassano, a Montesano sulla Marcellana, a Sanza, a San Rufo, a Buonabitacolo, c'erano altrettante dipendenze di Santa Maria di Lofrano, e intorno a quelle dipendenze sono nati i borghi attuali. Poi lasciamo stare, qualcuno ha detto, ma noi abbiamo la Villa Romana, sicuramente avete la Villa Romana, siete anche, avete frequentazioni anteriori al Medioevo, sicuramente, fasi di frequentazione anteriore, ma chi ha raccolto la popolazione, ne ha fatto un nucleo abitato, è stato quella dipendenza italo-greca di Santa Maria di Lofrano, e così Sassano, così Buonabitacolo, così Montesano sulla Marcellana. E stiamo parlando di insegnamenti che ancora oggi sopravvivono e che sono immediatamente, la cui nascita, la cui origine è immediatamente riconducibile a questa presenza. Ora, io non ho fatto uno studio sistematico, lo faremo in futuro, però io sono convinta che l'80%, l'85%, il 90% dei comuni cilentani deve la sua origine a questo fenomeno, e questo ovviamente non esclude che in epoche anteriori ci possa essere stata la frequentazione del sito, come a Rocca Gloriosa, dove noi sappiamo esserci uno degli insediamenti locali più importanti, ma i borghi attuali, quelli che oggi ancora sono abitati e che nascono su siti diversi rispetto agli insediamenti arcaici, devono la loro origine a questo fenomeno. Quindi si tratta di prendere coscienza di questo, si tratta di capire tutto questo, cosa ha lasciato non tanto come presenze monumentali, che pure sono importanti, storico-artistiche, che pure sono importanti, ma nel nostro DNA, nelle nostre pratiche quotidiane, nel nostro cibo. Si parla di dieta mediterranea, i miei colleghi antropologi hanno costruito fortune su questo argomento, però in realtà quanto di questo fenomeno ha lasciato nello stile di vita di queste comunità, che sono le stesse comunità a cui si è ispirato poi Keyes quando ha parlato di dieta mediterranea come stile di vita e non come un prontuario di ricette o prescrizioni alimentari o regime alimentare così sterilmente inteso. In realtà si tratta appunto di capire le basi di questi comportamenti umani, di questi quadri mentali, affondano in quali radici storiche. Ora, se noi pensiamo che gran parte della struttura territoriale di questo territorio si deve a questo momento storico, è inevitabile agganciare a questa, che è ormai una certezza per gli studiosi, tutto quello che ne consegue, cioè tutti i nostri culti, tutte le nostre abitudini, tutte le nostre proiezioni mentali, tutto ciò che fa parte di un patrimonio immateriale che
andrebbe salvaguardato e ricondotto in un filo logico e non assoggettato a degli slogan che oggi vanno di moda e domani non andranno più di moda, cioè non agganciare tutto a questa dieta mediterranea che non si sa nemmeno che cosa sia se non è sostanziata di uno studio serio, attento, delle abitudini di queste popolazioni. Voi sarete presto il secondo territorio del parco a, a realizzare le strategie delle aree interne. Noi siamo il Vallo di Diano, è stata la prima area pilota della campagna insieme alla Vellinese per queste strategie delle aree interne. Allora, io non so quella di Avellino come è andata nel territorio di Avellino. Nel Vallo di Diano si sta piano piano incamminando questi provvedimenti che sono stati presi per le strategie dello sviluppo delle aree interne. Voi avete questa grande occasione di avere un finanziamento, forse uno degli ultimi da parte della comunità europea e di fondi che la regione gestisce, ma sempre della comunità europea, per canalizzarli verso la valorizzazione delle vostre vocazioni, quelle più autentiche. È l'ultima occasione che avete, che invece di costruire strade, sì, bisogna migliorarle le strade, ma bisogna mettere in sicurezza la viabilità del Cilento, una delle più martoriate, credo dopo quella del Molise, in Italia meridionale. Però insieme a quello, questa è la grande opportunità per pensare a valorizzare la vostra identità più autentica. Allora, a promuovere un modello di sviluppo che sia rispondente alle vostre esigenze, che non venga calato dall'alto, ma che recuperi a questo sano rapporto che c'era tra le comunità e il proprio territorio e che credo che sia la più grande risorsa che noi abbiamo al sud e non solo nel nostro territorio. Dicevo, non a caso le aree che sono comprese in questo protocollo, i territori che hanno sottoscritto questo protocollo, sono quelli che poi hanno ereditato dei territori, hanno ereditato degli scenari naturali che sono tre parchi nazionali, lo ricordava prima il Presidente. Non è un caso questo, se noi abbiamo questo riconoscimento, patrimonio dell'umanità, è perché non è solo natura, è anche uomo che ha agito in questa modellazione del territorio, quindi pensiamo bene a qual è questa eredità. Chiudo semplicemente dicendo che, ripeto, la guida non è una guida sui generis, ha delle schede di approfondimento, qualcuno ci ha aiutato anche a progettare un sentiero naturalistico intorno a una delle montagne sacre del Cilento, cioè il Monte Bulgheria. Ci sono schede che parlano di questi singoli protagonisti del monachesimo italo-greco che poi sono diventati santi, che sono passati attraverso i nostri territori. Tutto perché? Per far capire che il discorso non è puntiforme, è un discorso di rete, è un discorso collettivo, tutto è collegato, le storie di questi santi con le storie dei singoli paesi e tutto poi ritorna a ragionare, a ruotare intorno a questo filo rosso del monachesimo italo-greco. Vi ringrazio. Prima del contributo di due architetti che sono in sala, volevo distribuire in questo modo le guide, se siamo d'accordo. Visto che le guide non vengono vendute e abbiamo soltanto, quante copie avete portato? Una ventina? Forse sì. Io volevo distribuirle prima nelle scuole, lasciare una per ogni plesso. Ma te le mandiamo. Poi le diamo alle guide. Gli studiosi e poi così via. Diciamo, se avete ancora bisogno, ve ne possiamo mandare altre, perché per noi è di fondere, non è quello di che sia così. Lo sforzo è proprio la diffusione, certo. C'è l'intervento di due architetti che sono in sala, perché volevo fare un focus sull'abbazia di San Pietro e sulla cappella rupestre di San Vito a Camerota. Beh, visto che ci troviamo di Cusati, iniziamo con l'abbazia di San Pietro. Sì, chiamato l'architetto Innocenzo Bortone, che un po' ci può dare l'infarinatura dell'abbazia. E sì, guarda, metti questa sera dovevamo essere lì. No, vabbè, prego. Pochissimi dati. No, mi metto io.
giusto per lasciare la traccia, insomma. Sì, sì, no, giusto qualche dato velocissimo sull'abbazia di San Pietro. Vero è che probabilmente forse la maggior parte delle persone rinchiusati, se uno chiede dov'è, cos'è l'abbazia di San Pietro, probabilmente manco la conosce. Più facile dire sai dov'è il cimitero, tutti ti rispondono, e in realtà è la stessa cosa, perché attualmente l'abbazia di Rinchiusati è sede del cimitero, e quindi c'è questo problema appunto delle realtà locali di riconoscere i luoghi storici, che sono poi per la maggior parte delle volte i luoghi fondanti del territorio. Rinchiusati è probabilmente, non si conoscono bene le origini del paese, ma probabilmente ha avuto un impulso così maggiore per la crescita proprio grazie alla presenza dei monaci basiliani dell'abbazia di San Pietro. Tra l'altro l'abbazia di San Pietro, bisogna ricordarlo, non era un'abbazia piccolissima, una delle tante. Dipendeva direttamente dall'abbazia di Grottaferrata, di Santa Maria di Grottaferrata, che, ricordiamo, è stata fondata da San Nilo, proveniente dalla vicina Calabria, da Rossano per la precisione. Quindi erano strettamente connesse. Fondamentale la guida per censire tutti questi luoghi, credo che un passaggio, non so, io non ho visto la guida, però credo che un passaggio fondamentale che si debba obbligatoriamente fare a questo punto è ricucire e mettere in connessione nuovamente questi luoghi, perché non funzionavano le abbazie in maniera isolata, ma erano strettamente connesse. L'abbazia di Rinchiusati era strettamente connessa all'abbazia di San Giovanni a Pilo, ancora a Sant'Icono a Camerota, quindi si spartivano tra virgolette porzioni di territorio, governavano porzioni di territorio, ma in un panorama unico, che era quello dei monaci basiliani. Rinchiusati, ora non so, forse pochissimi lo sanno, all'interno dei vari toponimi dei luoghi, ricorda molto quelle che sono le origini basiliane. Noi abbiamo una località che si chiama Fantino, che deriva da San Fantino, uno dei santi. Abbiamo un'altra località dove era presente, non c'è più, è scomparsa, è stata distrutta, era presente una piccola chiesetta che era Santa Sofia, dedicata a Santa Sofia. Santi 40 martiri, c'è un'altra chiesetta, ma così ce ne sono tantissime, perché appunto i monaci basiliani, e di questo appunto se ne trova ancora traccia sul territorio, sono quelli che hanno strutturato il nostro territorio. I terrazzamenti, il dissodamento del terreno, i muri a secco, gli ulivi, tutto quello che ne viene, non che non fossero presenti prima, ma sono stati strutturati in modo sistematico da loro. Ora, detto questo, io giusto per sottolineare l'importanza che aveva sul territorio, voglio leggere un piccolo passo, ma giusto velocissimo, sono pochissime righe, tratte da Onofrio Pasanisi. Onofrio Pasanisi è stato uno scrittore che ha scritto, insomma, un'opera qui dedicata proprio al territorio di Rinchiusati, e parlando all'interno di questo libro, come ricordo il nome, Camerota e i suoi casali, esatto, parla del nostro territorio, parla di tutta una serie di situazioni, parla anche, tratta in un piccolo passaggio, tratta e parla anche dell'abbazia di Rinchiusati, quindi di San Pietro e di Sant'Icono, soffermandosi però principalmente su questa di Rinchiusati. Scomparsi anche, è da tempo, due antiche abbadie, dette l'una Sant'Icono, l'altra San Pietro.
eretta, la prima in agro di Camerota, la seconda nei pressi di Busati, di origine basiliana entrambe. Di esse non esistono che i ruderi. Ora, vero è per quanto riguarda l'abbazia di Sant'Icono, non altrettanto vero per quella di Busati, ancora è presente la chiesa, probabilmente rimodernata, tra virgolette, perché si vede il muro di fondo della chiesa, che diciamo così, si vede che è stato ricostruito in epoca successiva, probabilmente era crollato e quindi è stato poi ricostruito. Quella di Busati, di cui conviene parlare, ebbe un periodo di particolare splendore. Ricca di beni, fu oggetto perciò di cupidigia, come già detto, da parte del vicino feudatario nel secolo XIV, aveva rendite a Busati, Camerota, Bosco ed altre parti. Di detta badia dipendevano, perché da essa fondate, oltre alla chiesa di San Pietro e di San Nicola in Busati, di cui si è persa traccia tra l'altro, quella di Santa Maria Maddalena, San Biagio Vescovo, San Martino, San Vito di Camerota, San Giuliano e Sant'Antonio di Lentiscosa, Santa Maria di Palinuro, la parrocchia di San Nicola a Bosco, nonché l'ospedale costruito a ridosso di detta chiesa di San Vito a Camerota, nell'attuale piazza omonima. Non esiste più né la cappella di San Vito né l'ospedale di Camerota. Perché ora è interessante ricucire tutto questo, torno al discorso precedente. A che data la fa risalire San Vito? Come? A che data? Pasanisi, a che data fa? Non cita la data. Ah, non cita la data. No. Interessante è, ora apriamo una piccola, perché la storia poi si connette sempre alla leggenda, e la leggenda molte volte diventa storia. Si narra, o almeno, diciamo così, persone anziane lo citavano, che proprio nell'abbazia di Camerota, di San Pietro, quelli usati, facessero tappa i crociati che partivano per la Terra Santa, la Terza Crociata, conseguentemente i Templari. Ora, questa cosa è probabilmente una leggenda. Se noi però pensiamo all'ospedale di San Vito, ricordo che gli ospedali all'epoca venivano fondati, erano strettamente connessi ai Templari, ai crociati e tutto. Quindi probabilmente in quella che è una leggenda, forse un fondo di verità c'è, come dicevo appunto. Ora, senza annoiarvi troppo, così ho già detto troppo. Infatti vedo poi Gian Gaetano che ci può dare un contributo per Santa Maria di Martires, quindi siamo le persone giuste al posto giusto. Quindi giusto l'ultima cosa, ritorno sul pensiero che dicevo prima. L'importante è riconnettere adesso questi luoghi, non lasciarli punti isolati, perché sono già stati per moltissimo troppo tempo. Se non riusciamo a riconnettere nuovamente questi luoghi, perderemo gran parte del patrimonio, perché resteranno tanti piccoli puntini sulla carta che non svilupperanno null'altro. Grazie, scusate. Grazie Alex. Camarano, facciamo subito, perché ci tengo a questa cappella perché non si trovano tanti documenti, sì. Quindi allora innanzitutto porto i saluti della professoressa Marchionibus, l'avevo invitata ma purtroppo non è potuta venire. Purtroppo noi architetti siamo una brutta razza. No, me ne sono sposata uno. Ah, non è vero. Distruggiamo tutto. Concordo. Voglio giusto. Io vengo da Ceraso. Ci sono professoressa. Ci sono i vostri concorrenti che sono i distruttori, non voi. Allora io sono proprio di Santa Barbara. Grazie. Cioè, infatti io ho visto sul manuale che non è riportato Ceraso come comune, ma in realtà il cenobio era di Santa Barbara. E Santa Barbara nella cartina avrebbe quantomeno messo tra i cenobi documentati.
perché a parte che c'è il politico alla Maria di Cava che descrive tutto il territorio, ma tra l'altro c'è rimasto qualcosa? E c'è il politico. C'è rimasto sul territorio qualcosa? Allora, sul territorio, allora, come diceva giustamente lei, quello è il monastero con buona probabilità, almeno secondo il mio punto di vista, anche se Ebener diceva che stava in una località fuori dal paese, però in quella località in effetti si sta vedendo che sono reperti del periodo lucano, del quarto secolo. È la ragione per cui non c'è la guida, non c'è niente. Per questo l'ho voluto mettere. Però tra i documentati ci doveva essere, perché nel 1005 ci sta questa donazione di Guaimaro all'abate Luca. Vabbè, comunque. Stiamo parlando di Benedettini, non di Italo Greci. No, stiamo parlando di documentazione di età benedettina. Quindi è successiva alla guida. Ma il 1005 è precedente all'abbazia di Cava, all'abbazia di Cava. 1005, siamo prima di Cava. Ho capito. Cioè, l'abbazia di Cava del 1000. Vabbè. Di questo ne parliamo. Comunque, in effetti, quello che volevo giusto qualche minuto è riportare l'attenzione su San Vito, cioè sulla località San Vito, che ci sta questa particolarità che ancora non si riesce a decifrare. Cioè, c'è stata lei, c'è stata Marchionis, è venuta. No, San Vito. San Vito. C'è stata la professoressa von Falkenhausen. Falkenhausen. Il materiale è stato inviato anche alla professoressa Marina Falla di Castelfranco, c'è stata Rosa Fiorì. Noi a tutt'oggi, dopo quanti anni che ci conosciamo? 2 o 3 anni, è un mistero. Cioè la cappella di San Vito effettivamente è un unicum, ma io penso che sia un unicum a livello internazionale, cioè nel senso che... Ma nella nostra mostra, San Vito, non è venuta a vederla la mostra? No, purtroppo non. E c'è lì, c'è la scheda che ha fatto la Marchioni questo su San Vito. Non solo, ma a parte la particolarità della cappella, perché una cappella forse è quella scavata che è unica, perché noi abbiamo le grotte rupestri che sono una cosa, poi abbiamo questa qua che definirla cappella ancora è già un azzardo, cioè non si riesce a capire bene. Qual era la funzione che poteva avere. Però ecco, io invito sia gli amministratori, sia me stesso e tutti quanti, un principio importantissimo che forse non abbiamo ancora detto, cioè il principio della conservazione. Cioè noi purtroppo questi beni li dobbiamo custodire, gelosamente, sapete che significa? Perché basta un frammento. Cioè noi qua per esempio già abbiamo una volta. Perché non la faccio toccare più? Perché io l'anno scorso la feci pulire dalla comunità perché ho paura che sbaglia il tetto, è sottilissimo e può crollare. Noi qua già abbiamo una foto storica. Finché non vediamo bene il da farsi con la sovrintendenza e tutto quanto. Noi già abbiamo una foto storica, io pensavo che c'era un proiettore, però noi già abbiamo una foto storica dove è riportato il medaglione con la croce, che adesso forse probabilmente non c'è più. Quindi bisogna, questi beni bisogna custodirli veramente. Non è semplice. In maniera gelosa. Bene che bisogna. E anche questa è scampata, secondo me anche questa è scampata, come l'abbazia di Battano, è scampata alla distruzione. Perché se vediamo il sito, cioè praticamente sta inglobata nel nuovo edificio comunale, in un nuovo edificio scolastico, e questa cappella, insomma, che sta là, che per fortuna, insomma, con gli scavatori che sono. Non l'hanno toccato. Lei mi deve scusare se la interrompo, però noi. Volevo giusto aggiungere. Se noi non facciamo conoscere agli amministratori i beni, è molto difficile che gli amministratori poi possano conservare le cose. La guida è nata soprattutto per questo. Quindi voglio dire, ora, se sappiamo cosa abbiamo, allora possiamo imporre agli amministratori di fare certe cose, ma se gli amministratori non li mettiamo a conoscenza del patrimonio che hanno, la colpa è anche nostra, per questo è nata la mostra ed è nata la guida. Oltretutto le ricordo che c'è la sovrintendenza, per cui il comune da solo non può fare niente se prima non c'è il nulla vostro della sovrintendenza. Poi stiamo parlando di un bene che rupestre. Allora, io perché ci prevede tengo, tutta ci una tengo serie a San Vito, perché secondo me, ecco, cioè dalle ricerche che io ho fatto da apprendista stregone, in effetti San Vito ha una particolarità molto importante, perché la cappella di San Vito potrebbe essere, diciamo, un elemento
di individuazione, però San Guido, per come è fatto, per alcune caratteristiche che ha il sito, presenza di acqua, pianoro coltivabile, in effetti si dovrebbe rivelare un vero e proprio insediamento, perché la stessa chiesa di San Vito, lo stesso monastero, con buona probabilità, è stato realizzato su un insediamento preesistente, che non se ne parla. Però se noi andiamo a vedere, io l'architetto là, e leggo che le mura della chiesa di San Vito, le mura del monastero, stanno sopra altre mura precedenti, perché noi abbiamo una diversa tessitura, un diverso modo di costruire, lo stesso sito praticamente dietro la cappella, perché queste qua sono le altre strutture, dietro la cappella ci sono altre strutture che sono contemporanee probabilmente alla cappella, e sono delle strutture voltate, quindi delle strutture murarie, degli archi che con buona probabilità avevano lo stesso una funzione, avevano probabilmente una funzione abitativa oppure una funzione religiosa, non si capisce bene, però queste sono altrettanto importanti come la cappella di San Vito. Quando scendiamo sotto San Vito, ecco, queste qua per esempio sono vecchie murature, ecco qua, sono delle murature di delimitazione e anche di protezione, sicuramente di un sito di un insediamento che poteva essere un insediamento monastico, ma poteva essere anche il primo insediamento di Camerone, perché l'insediamento è vicino a una fonte di acqua, è vicino a una struttura, a delle strutture che poi successivamente sono state destinate ad attività produttive, quindi parliamo sempre a livello di epoca medievale. E non solo, ma la parte bassa di San Vito, questa zona sotto, è delimitata, chi sta a Camerota lo sa, perché quella poi non dobbiamo ancora tener conto che San Vito c'era la vecchia strada che portava al mare, cioè prima di fare la rotabile, l'accesso a Camerota veniva attraverso questa strada, cioè che attraversava il valore di Guido. E sotto questo insediamento di salita ci sono dei contrafforti, c'è tutto un sistema murario di protezione con dei contrafforti e addirittura con dei muri intonacati, che è una cosa molto molto particolare e molto importante. E un'ultima cosa, una curiosità, San Vito, la sua particolarità è il cubo, cioè San Vito è 2x2x2. C'è un cubo perfetto. E allora, sempre da apprendista stregone, mi riallaccio alle cube bizantine. Cioè, allora San Vito potrebbe anche essere, un insediamento addirittura non italo-greco, ma addirittura bizantino. Però lo dico alla professoressa, e quindi io mi fermo alla domanda. È una cosa simpatica, visto che si parla di Matera. Ecco qua, noi abbiamo queste due cappelle, cioè praticamente sono molto simili. E la cosa particolare è che sono due San Vito, uno è San Vito alla Muggia e uno è San Vito a Camerota. Chiudo. Grazie. C'è qualcun altro che voleva essere intervenuto? Giangetano, il professore? Sì. Su che cosa? Sui percorsi dei monaci. Sì, io ringrazio il presidente della fondazione per aver organizzato il tutto, è importante. Noi però siamo partiti qualche anno prima, da 4 anni facciamo a fine dicembre una settimana di trekking in questo territorio del massiccio del Bucherito sui sendini dei monaci italo-greci. Quindi ripercorriamo tutti i siti che avete elencato e qualcuno in più che ancora non è stato censito e che mi permetto di illustrare, partendo da un dato importante: non possiamo trascurare il ruolo importante dei due porti di Palimuro nella gestione del territorio e quindi anche
nei passaggi di questi monaci italo-greci dalla Sicilia al nostro territorio e all'interno, anche in epoche successive medievali. Noi dobbiamo pensare, mi dispiace che non c'è Matera, perché glielo dissi già tempo fa questo fatto, c'era l'antica via che dal porto di Palinuro portava a Teggiano, che era la capitale dei principi del territorio, e passava questa via lungo l'asse del Mingardo per Lofrano era il centro di smistamento a monte di due importanti vie, una che andava a Teggiano e l'altra che andava a Padula nella Val d'Agri e quindi nel Metapontino. Cosa dire? Ma cercheremo di farvi conoscere questi nostri sentieri che faremo a fine per il quarto anno. Cercheremo anche di fare dei piccoli racconti storici delle cose più importanti. Una di queste è per esempio un affresco che è nella cappella della Pietà, che è sulla via che dal porto di Palinuro poi via San Cono arrivava a San Vito, quindi al lazzaretto di San Vito e quindi alla lavorazione dei vasi di argilla. Noi eravamo il polo produttivo dei vasi di argilla. Professore, ecco la guida. No, ma allora il sito noi l'abbiamo fatto per questo, perché tutto ciò che non siamo riusciti a mettere nella guida andrà nel sito, e tutti i comuni che ancora, Santa Barbara, tutto quello che non abbiamo, che abbiamo dimenticato, lo metteremo nel sito, anzi. Non possiamo collaborare, sì. Ma okay. Dovete collaborare, dovete. Sì, sì. Dovete. Allora, la prima cosa, faccio i complimenti perché avete saputo trasformare questo luogo che era abbandonato veramente, e noi di Ligusate lo chiamavamo il seggio, era completamente abbandonato, in un luogo di cultura molto bello e direi nella sua semplicità veramente notevole, secondo me. Complimenti all'amministrazione. Sicuramente manca un trait d'union, no? Al racconto che noi ci abbiamo fatto fino adesso, cioè noi praticamente ci siamo raccontati la bellezza del territorio, però mancava appunto la parte storica, ecco. Secondo me va in questa direzione, quindi io penso che questa sia una ricerca, anzi addirittura le parole che lei ha usato, no? Che parlano di un senso futuro, no? E si guardano le generazioni future da qua a 20 anni. Secondo me si va nella direzione giusta, e anche perché si può dimostrare in questa storia, no? Che noi ci apprestiamo poi a raccontare, che voi vi apprestate a raccontare e noi a leggere, che noi siamo figli di migranti in fondo, questo è, e che le novità assolute della storia, anche io penso mondiale, avvengono con le migrazioni. Perché se noi pensiamo a Velia, no? Sì. La scuola eleatica, sì. Ecco, va proprio in questa direzione, e magari questo ci può, come dire, insegnare a tutti noi a vedere questi fenomeni di oggi con un occhio diverso. Certo. A proposito di questo, la guida e la mostra e questa storia, c'è stata richiesta a New York, molto probabilmente l'anno prossimo saremo lì per tenere lì delle conferenze. Mica possiamo trasferire la mostra. La mostra. Ma vediamo, noi stiamo lavorando anche su una mostra itinerante di più piccole dimensioni, ma proprio perché l'obiettivo è quella di diffondere, cioè l'obiettivo non è, perché molte volte in queste cose, certo, perché purtroppo siamo in un'era di questo tipo. Non vendiamo niente, non c'è autoreferenzialità, non c'è quello. C'è bisogno di condividere una storia, che la nostra. C'è bisogno di condividere, ma per condividere bisogna conoscere, bisogna scambiarsi, bisogna trovare situazioni di questo tipo, ma anche di altre, ci saranno sicuramente altre cose che noi non conosciamo, che non bisogna arricchirlo, anzi è un elemento diverso, però non è questo è l'obiettivo. È un obiettivo che non deve vedere la fondazione, deve essere corale. Cioè io di questo non smetterò mai di... Per cui tutto quello che viene è ben... Cioè, lo sposiamo in pieno. No, ma questa è la visione. È una visione contraria di quella che... Non è, ma è,
solo così possiamo. Bisogna mandare una copia a Salvini. La mia battuta. No, diciamo che questa. Certo che questa è una storia. Sicuramente questa è una storia molto attuale rispetto ai fenomeni che vediamo. Io volevo ringraziare tutti i presenti, gli amministratori di San Giovanni, tutte le guide, un attimo, e ringraziamenti particolari al vice sindaco appunto di Busati che mi ha fatto trovare la sala in ordine e con Serena e Mimma, un ringraziamento anche a Busati nel mondo e a tutti. E vabbè, le guide ci sono, quindi le possiamo distribuire. Grazie a te. Grazie a voi.